Buon pomeriggio dall'Ippodromo delle Capannelle, convegno di mercoledì 20 settembre 2023. Si apre con il premio Albano, un miglio per femmine di 2 anni, non ancora vincitrici in carriera, ritirato il numero 5 di Fresia del Ronco, restano in 4. Fairus Mila, Antonio Di Nardo, il 2 Foxy Lady, Alessandro Gocciodoro, il 3 Filosofia Jet, Dario Battistini, il 4 Francesina Horse, Mario Minopoli Junior. Poco più di 100 metri allo stacco della macchina. All'esterno Filosofia Jet, che riesce a portarsi al comando su Foxy Lady, che ha all'esterno Francesina Horse che punta in avanti, e poi Fairus Mila a completare il quartetto. Lancio in 14 e 6 per Filosofia Jet, seguita ora da Francesina Horse, Foxy Lady e Fairus Mila nell'ordine. Ben intervallate le 4, mentre Filosofia Jet completa il quarto iniziale in netta decelerazione in 38, sposta Foxy Lady che avanza decisa e in breve toglie il comando alla battistrada, e la favorita Foxy Lady è la nuova leader nei confronti di Filosofia Jet, Francesina Horse e Fairus Mill. Siamo all'apice della seconda curva con la situazione tattica invariata e Foxy Lady che va a completare il mezzo miglio iniziale in 1-2-6. Si viaggia dunque sul piede dell'1-18 appena abbondante. Frazione ora in 15-2 per un primo giro da 1-18 secco per Foxy Lady, che allunga da Filosofia Jet, Francesina Horse che si è spostata leggermente dalla corda, Fairus Mill. Filosofia Jet che si affaccia su Foxy Lady, ha un piccolo scarto all'esterno mentre sbaglia Francesina Horse. Retta d'arrivo vede Foxy Lady al comando su Filosofia Jet e Fairus Mill più indietro. Foxy Lady che viene richiesta dal suo interprete, allunga e si svincola da Filosofia Jet, poi Fairus Mill che cerca di ricucire nei confronti della seconda. Nel finale Foxy Lady che si stacca mentre ha ancora problemi di impiego Filosofia Jet, infilata all'interno da Fairus Mill che alla fine è seconda, anche grazie ai problemi dell'avversaria. 2-1-3. L'arrivo ufficioso della prima capannelle, 2-3 appena abbondante sul mio cronometro, dovrebbe essere media intorno all'1-16-9 per il vittorioso debutto di Foxy Lady da Trixton e Gilly LB. La guida e il training di Alessandro Gocciodoro, i colori sono quelli di Philippe Allaire per la sorella piena di Call Me The Breeze. Vedete che nel finale, anche complice una difficoltà caratteriale di Filosofia Jet, Fairus Mill allunga al suo interno e ottiene la miglior piazza. È tutto lì nello studio.